queste percussioni danno un po' l'idea di un sacrificio in arrivo. Mi mangiano. No, 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 saranno... Non lo so. No, mi sa di no, mi sa che non era previsto per te. Però puoi leggere se vuoi, se preferisci. Punti. Sentite? Bene, bene. Benvenuto. Buonasera, io sono Silvio Orlando. E come ha detto giustamente... Luca. Luca, ecco. E sono nato a Napoli. Facciamo una piccola biografia, sì, cominciamo senta, così. Piccola, iniziamo da, proprio da... Tanto c'è poco da raccontare, sì. Non c'è stata una carriera particolarmente... Sarò breve, come si dice. Sono nato a Napoli il 30 casi. Giugno 1957. E quindi poi sono nato il 30 giugno perché è una data particolare, si pagano le tasse il 30 giugno. Bene. Perché è proprio il metà dell'anno. 30 giugno è proprio la metà dell'anno, per cui il canone della televisione si pagava entro e non oltre il 30 di giugno, e quindi io sono nato alle 23 e un quarto del 30 di giugno, se no forse il primo di luglio avrebbero pagato una tassa, e allora mi hanno fatto uscire fuori in tempo proprio per non pagare la mora, ecco. Chiaramente da oggi ogni volta che arriverà il momento delle tasse non potrò fare altro che pensare ah, è buon compleanno Silvio Orlando. Allora, io credo che quella parte un po' classica da presentazione, in questo caso sì, la salto proprio a pie pari, perché abbiamo semplicemente con noi sul palco un attore sublime, un patrimonio del nostro cinema e del nostro teatro. L'UNESCO ha confermato, stamattina abbiamo parlato al telefono, ci confermano. E quindi, e voglio dare subito a voi la parola, vorrei fare soltanto una cosa. In realtà Gianvi, scusami, noi facciamo vedere il welcome comunque anche qui dal palco, un brevissimo video, ci giriamo e cerchiamo di procurarci un torcicollo di quelli buoni, guardando lo schermo da qui, e vediamo questo breve video, brevissimo, quando volete, in regia. Mi rendo conto che non è esattamente la posizione. L'ingrediente principale del Giffoni, ti dico e lo ripeto, è l'amore. Come se di colpo tutti quanti parlassimo la stessa lingua, tutti quanti appartenessimo allo stesso posto. Questa concentrazione di amicizia, di amore, di pianti, lacrime, e poi ci sono le star, i film, e ti insegna a vivere Giffoni. E... È l'esperienza più bella del mondo, davvero. Vivo tutte le emozioni, sentimenti, esperienze di una vita. Sono troppe cose, quindi tu devi semplicemente viverle, toccarle quasi. Se questa non è casa, io non so quale altra sia. Va bene. Finito? Sì, è finito. Mi rendo conto che, visto dalla nostra prospettiva, ha assunto proporzioni... No, io già sono commosso. Ok. Sono commosso alle lacrime. Insomma, mi basta poco. Sono un cuore semplice. Beh, mi bastano delle facce così. Viste dal basso, così. Viste dal basso. Una musica così incalzante, un montaggio fatto bene. Bene. È già bianco. Bene, cominciamo dalle lacrime. In realtà noi qui cominciamo oggi con una breve presentazione di quello che rappresenta per noi, per il Giffoni Film Festival, questa edizione. Voi sapete che Silvio Orlando è stato già ospite di Giffoni nel 1995. E anche nel 93, mi dicono. Io non mi ricordo niente, però mi dicono che sono stato anche nel 93. Chiedo conferma. Confermiamo, confermiamo. Ricordiamo forse il 95 perché nel nostro film di quest'anno, il documentario di Silvio Giffoni, c'è anche una clip dedicata a te, e quindi c'è familiare quell'immagine di quell'edizione lì. È cambiato parecchio il festival negli ultimi anni, e quest'anno poi in modo particolare, proprio perché siamo in questo contesto
tutto il mondo è in questo contesto così anomalo, diverso, e anche Giffoni ha dovuto in qualche modo reinventarsi per esistere in un anno così difficile, e lo abbiamo inteso noi dell'organizzazione, noi della direzione di Giffoni, come una tappa di un viaggio che va considerata con particolare attenzione. E proprio in termini di viaggio spesso parliamo in questi giorni con i ragazzi delle varie giurie, questa è, non è una giuria, loro sono i ragazzi della Impact, come ti raccontavo molto brevemente prima, loro sono, vengono da studi differenti, ci sono studenti di medicina, di varie altre discipline, ma ci sono anche aspiranti scrittori, attori, registi, quindi c'è una platea estremamente varia. E con loro il viaggio assume delle caratteristiche molto particolari. È un viaggio sentimentale che parte dal cinema e poi si trasforma in tante altre cose. Allora vorrei cominciare chiedendoti una cosa, poi lascio subito a voi la parola, prometto che non dirò più nulla. Cioè, ti chiedo, dal punto di vista emotivo, sentimentale, come nasce la tua storia d'amore con il cinema? Qual è stato il momento in cui te ne sei innamorato ed è cominciato un viaggio nel quale poi, grazie al cielo, ci hai coinvolti tutti e ti abbiamo potuto seguire e abbiamo fatto il viaggio con te? Ma è cominciato in un modo, c'è un momento particolare in cui ti sei innamorato di quello che poi sarebbe diventato la tua vita professionale? Ma insomma, io sono arrivato al cinema in un secondo momento, sono partito dal teatro, perché provengo da una città, Napoli, che insomma non è una città proprio cinematografica, sì, è stata rappresentata tante volte, però in realtà poi non ha, la prima cosa che ti viene in mente a Napoli non è fare il cinema o la televisione, ma fare il teatro, insomma, perché è il patrimonio. Poi quando ho iniziato io c'era un movimento molto diffuso teatrale, quindi io ero un adolescente, un post-adolescente alla ricerca di se stesso, come un po' credo tutti quanti voi. E sono stato costretto quasi a salire su un palcoscenico e lì ho sentito una cosa, uno strano rumore in sottofondo. Ho detto: che cos'è sta roba? Ma senza dire niente, io non parlavo neanche, e sentivo una tensione tutta particolare, sentivo soprattutto delle piccole risate, ecco. E ho detto: Madonna, questi ridono. Ridono per quello che faccio io o ridono di me, perché insomma l'insicurezza poi ti divora l'anima. E poi ho capito che insomma attraverso quella cosa lì potevo trovare il famoso posto nel mondo che tutti quanti noi auspichiamo, e soprattutto attraverso poi i primi tempi, attraverso la comicità, ecco. Ero un fisico non precisamente, diciamo, che portava al desiderio erotico, diciamo, forse no, insomma quello no, però avevo una grande possibilità di esprimermi attraverso la comicità, possedevo i tempi comici, i famosi tempi comici, che quelli non si imparano, i tempi comici, o ce li hai o non ce li hai, io ce li avevo. E per cui su quello ho capito che quello mi avrebbe forse dato da mangiare nei prossimi anni per il resto della mia vita, quindi ho insistito. Poi ci sono stati insomma altri 10 anni di tentativi di tutti i tipi. Poi sono andato a Milano e ho avuto una prima grande occasione con Gabriele Salvatores, che era un regista soprattutto teatrale all'epoca, e abbiamo fatto uno spettacolo che è andato benissimo, in cui dentro c'era una generazione di altri comici molto importante, c'era Paolo Rossi, Claudio Bisio, Antonio Catania, scritto da Gino e Michele, insomma si è creato proprio un focus su quella cosa lì, e l'hanno visto un po' tutti quello spettacolo, soprattutto gli addetti ai lavori. È venuto a vederlo anche Nanni Moretti, e Nanni si è un po' interessato a questo essere curioso, una specie di fungo nato sul palcoscenico una notte di tempesta, e mi ha chiamato per fare Palombella Rossa, e da lì sono entrato nel cinema con uno che per me era già un mito vivente, anche se era molto giovane, però per me Nanni Moretti era già Nanni Moretti, insomma ci eravamo abituati a vedere il suo cinema, soprattutto che parlava di noi, e quindi insomma i primi momenti al cinema con lui sul set era come vedere un film suo, insomma, come stessi vedendo un suo film. E quindi da lì poi è iniziato il mio rapporto con lui, con Nanni,
e successivamente sulla base di quello mi ha chiamato per fare un altro film in cui ero protagonista insomma assoluto, che era il Portaborse si chiamava, e da lì è iniziata la mia carriera, ecco, un po' inaspettatamente, perché poi uno con la mia caratteristiche fisiche di solito viene un po' messo in una parte un po' secondaria, un po' del caratterista, no? Insomma, che viene, non si immagina di potergli fare il protagonista e portare avanti tutta la storia. E quindi è stato insomma un po' un'eresia mettermi il film sulle spalle, e questo lo devo tutto a Nanni Moretti, insomma questo è stato proprio il primo imprinting, facendola proprio in estrema sintesi, diciamo così. Quindi l'innamoramento nasce da lì, questo io per portare avanti questa metafora forzatamente, perché poi alla fine c'è anche una relazione con il proprio lavoro, quando si fa un mestiere immagino come il tuo, che costantemente, in qualche modo, ti si richiede costantemente di vivere, entrare nella pelle dei personaggi, vivere delle emozioni, anche se molto spesso attori dicono che non è necessario viverle quelle emozioni per interpretare quei personaggi. Là si aprono due scuole, quelli che pensano che bisogna tenere il personaggio lì, guardarlo da fuori e poi dopo rispettarlo, insomma, entrarci solo col cervello, e altri che invece pensano come me che invece un po' ti deve possedere e ci devi entrare totalmente dentro, oppure tutte e due le cose, ci entri dentro ma con il minimo di distanza che ti consente di non essere eccessivo o ridondante, ecco. Insomma, questo io ho sempre occupato questo minimo di distanza, però piccola dal personaggio, con l'ironia, ecco, ho cercato di inserire questo elemento qua. Grazie mille. Voglio dare subito a voi la parola, scusatemi. Certo, ci sei. Ah, devi raggiungere la postazione. Sì. Quella, credo. Buonasera, salve. Io sono Marta. La ringrazio per essere qui a nome di tutti i ragazzi. Sono un po' emozionata. Hai consultato tutti? Sì, sì, credo. O cioè, sei un capogruppo? No, in realtà sono qui da pochi giorni. Quindi. Ah, quindi. Sono anche un po' nuova per tutti, quindi allora sono leggermente emozionata, quindi le leggo quella che è la mia domanda. Va bene. Ok, grazie. Anche io sono molto emozionato, devo dire, per cui condivido. Siamo in due che condividiamo questa emozione. Allora, volevo partire da Zanzibar fino ad arrivare instancabilmente al teatro e parallelamente al cinema. Sono 35 anni di ruoli iconici, ironici, passando dai toni comici, drammatici, fino al robotico e quasi ieratico nelle vesti di Voiello, eminenza e non eccellenza. Ruoli che ricordiamo, quale quelli del professore buono in un sistema scolastico fermo da tempo, su se stesso. Penso alla scuola e auguri professore. Penso ai legami professionali con chi l'ha diretta. Salvatore, Savati, Mazzacurati, Moretti e Lucchetti, delle costanti. Quello che ci farebbe piacere conoscere è il modo in cui questi registi l'hanno diretta o si è lasciato dirigere da loro, in particolare Moretti e Lucchetti. Le differenze, qualche curiosità nel lavorare con loro e nell'approccio e nel metodo di preparazione dei personaggi. La ringrazio. Sei scritturata per la mia biografia, se vuoi possiamo pensare assieme di pensare al mio libro biografico che non c'è ancora, non credo che ci sarà mai, però nel caso ti tengo presente se vuoi. Beh sì, hai messo un po' insieme un po' tutta la mia piccola, mio piccolo percorso. Certo, come ho detto, Nanni è stato un po'... Io avrei fatto l'attore comunque, insomma, anche senza Nanni Moretti, perché sentivo che quella era... anche mi ero un po' lasciato andare, nel senso che non potevo tornare indietro in qualche modo, insomma, perché avevo fatto una scelta e la portavo avanti, quindi l'avrei fatto, però non sapevo bene come. E per cui quella cosa a cui ti sei riferito tu, Zanzibar, diciamo, per esempio, è stato un mio primo pericolo di entrare dentro un vortice di risucchio televisivo, no? Perché poi in quegli anni ho Zanzibar, poi dopo è venuto altre cose, sono stato 4 anni recluso lì negli studi Mediaset a fare programmi di diversi tipi, in cui mi sono anche un po' divertito, sì, però sentivo che non era proprio la mia...
la mia, che riuscivo a far uscire fuori la mia anima. Erano cose formative, però anche remunerative, molto importanti. Però è stato il mio primo sbandamento. E Nanni mi è riuscito, mi ha indicato un'altra strada di quella che poi io avevo in testa da quando avevo 18 anni, insomma, di fare un tipo di cinema, un tipo di espressione attoriale che fosse utile, che servisse a qualcosa, insomma. Quindi l'incontro con lui è stato questo, insomma, capire che attraverso il cinema si potevano dire delle cose non solo gratificanti per me, ma insomma di testimonianza di un'epoca storica, avere questa piccola ambizione di raccontare un periodo storico, insomma, attraverso il film, avere proprio le ambizioni di. E Daniele Lucchetti è stato poi un regalo in più sempre di Nanni, sai, Lucchetti il suo primo film l'ha fatto come produzione con Nanni Moretti, quindi quando c'è stato poi da fare il suo quel film che ti dicevo prima, Portaborse, lui chiamò Lucchetti a dirigerlo e quindi mi sono incontrato con lui. E dopodiché abbiamo fatto, io ho chiamato lui per fare la versione teatrale della scuola, insomma, di quello poi di cui parlavi, come delle figure che ho incarnato forse meglio nella mia vita, quello del professore democratico, diciamo così, che si occupava degli ultimi, dell'ultimo della classe, ecco, per lui esisteva solo quello lì, l'ultimo della classe, perché la scuola si occupava solo di chi non ne ha bisogno. Questo è il loro slogan, funziona solo, la scuola italiana funziona solo con chi non ne ha bisogno, e quindi poi escludendo tutti quelli che non avevano difficoltà, che erano proprio all'ultimo banco per mille motivi caratteriali oppure di appartenenza di ceto sociale e tutto il resto, insomma. E anche quello è stato una fase della mia vita molto importante, perché lì io sono intervenuto anche in qualche modo come produzione, perché la produzione teatrale l'ho curata abbastanza io ho chiesto a Stornone, che è l'autore dei testi da cui sono tratte la sceneggiatura e prima ancora il teatro, di fare la versione cinematografica, la versione teatrale. Da quella versione teatrale e poi c'è stato il film, sempre con Daniele Lucchetti, insomma. Quindi con Daniele, mentre con Nanni è molto molto difficile, cioè complicato lavorare, insomma, è difficile prenderlo, con Daniele invece è un po' una specie di piccola vacanza, perché veramente è la persona meno conflittuale del mondo, mentre Moretti è la persona più conflittuale del mondo, insomma, vive di conflitti, insomma, il suo cinema, il suo essere, stare al mondo proprio nasce proprio dal conflitto. Adesso si è un po' calmato, insomma, è più abbordabile, insomma, però lui, la sua visione agonistica del mondo poi la porta a cinema, insomma, lui viene dallo sport, viene dal tennis, dalla pallanuoto, no? Quell'elemento proprio di agonistico proprio lo porta nella vita, e soprattutto di rispetto delle regole, ecco, è quello l'elemento fondativo del suo cinema etico, diciamo, sì, va bene tutto, però rispettando le regole, quando vede che queste regole vengono in qualche modo modificate oppure corrotte, è la cosa che lo manda proprio al manicomio totale, quindi... E da lì sono venuti tutti i film poi che abbiamo fatto, anche più precisamente politici, tipo Il Caimano, non so se l'avete visto, insomma, Portaborse, oppure Aprile anche, no? Insomma, un cinema che fosse di testimonianza attiva del mondo, ecco. E tutto queste tante cose poi si è innescato su una mia cosa mia personale. Io non sono così intelligente o così impegnato o così motivato, certe volte ho bisogno di un po' di fare cazzate, insomma, così. E per cui ogni tanto mi trovo delle valvole di sfogo, insomma, di fare cose proprio stupide senza senso, perché mi sono utili, mi fanno respirare un po', far respirare il cervello anche al pubblico, insomma, che poi il concetto del rapporto col pubblico lo riesci a mantenere se lo sorprendi sempre un po', insomma, se ti trova sempre uguale a te stesso magari dopo un po' si annoia, ecco, quindi devi cercare per quanto possibile
anche in una carriera un po' lunghetta come sta diventando la mia, di creare delle cose un po' sorprendenti, tipo il robotico ieratico Voiello, insomma, del rapporto con Paolo. Potete anche già cominciare a... Marta, fra l'altro possiamo cominciare ad immaginare che dall'anno prossimo, da questa tua domanda così costruita, battezziamo le domande in forma di poesia per la prossima edizione, quindi sarete tenuti a portarvi un testo che faccia anche rima, se possibile, per fare le domande agli ospiti da ora in poi. Ma in questo... In quest'ultimo periodo hai avuto modo di vedere quello che è successo poi qui a Giffoni, come si è trasformato questo festival, o il tuo ricordo è rimasto al Giffoni degli anni 90? No, insomma, mi arrivano così ogni anno, poi mi arrivano le notizie di tutti gli ospiti, sempre più prestigiosi, sempre, però insomma, devo dire, tornare qui a trovare questa specie di robo, una cosa pazzesca che non c'è neanche a Venezia o a Cannes, insomma è abbastanza sorprendente, è proprio l'idea che la vita c'ha dentro tanta roba, che non bisogna mai dare per scontato niente, insomma, in un paese così piccolo che viveva di nocciole. Tuttora comunque la nocciola quelle non l'abbandonano mai, serve, perché cioè, sempre. Tu sei di qua? No. Ah, ecco. Insomma, è una bella eresia, no? Una bella come dire, follia creativa, insomma, questo lo si deve al vostro direttore, Gubitosi, che non ho ancora incontrato e che mi piacerebbe incontrare, arriverà prima o poi, Gubitosi prima o poi arriva. Arriverà, vero Michele? Lo vedo, no, è appena entrato il suo assistente. Ecco, poco alla volta, poi arriverà, poi arriva il segretario, il portavoce, mica, te lo devi guadagnare un po', Gubitosi. Ecco. C'è un'altra domanda, ragazzi, altrimenti continuo io. Prego, prego, sì, vai, tranquillo. Sì, sì, sì. Non abbiate timore, tanto sapete che adesso è a voi, lo spazio è vostro. Buongiorno, salve, sono Gaia, ho 20 anni e sono di Padova. E ho letto in una delle sue ultime dichiarazioni che lei ha affermato che il ruolo dell'attore è uno dei ruoli più politici che ci sia effettivamente. E volevo chiederle, lei come convive con questo impegno anche sociale che è attribuito a quello che è appunto un attore, e come pensa che il cinema possa effettivamente arrivare anche a coloro che magari non sono abituati a fruire delle sale cinematografiche in un futuro magari prossimo? Grazie. Grazie a te. Sì, ho detto quella cosa, credo che il nostro mestiere sia un mestiere che è pieno di responsabilità, no? Tutto sommato, perché comunque già salire su un piccolo palcoscenico anche di un metro come qua e metterti davanti a insomma, 200 persone, 300 persone, quanto, o 1000 che siano, anche se fossero 5, è lo stesso, insomma è una bella responsabilità, perché comunque ti ergi in qualche modo, puoi fare anche dei danni, insomma è un mestiere che può essere anche molto dannoso. C'è una distinzione che faceva un grande maestro di teatro che si chiamava Peter Brook, insomma, che diceva che il teatro può essere utile, inutile o dannoso. Ecco. Fare un genere che sia anche utile è il massimo, no, che ti può succedere se lo fai anche bello, utile e bello insieme. Questo è il modo più naturale di invogliare le persone poi a seguire il tuo lavoro e andare anche uscire di casa e andare in un cinema o in un teatro. E oggi è diventato un po' più dura, perché sembra quasi che un grande progetto che c'è stato in questi decenni lentamente di trasformare gli esseri umani in consumatori, no? Oggi come oggi praticamente viviamo l'idea che fin da piccolo tu sei un elemento, un'entità che deve essere destinata al consumo, consumare cose, merci. E il modo più semplice per fare questo, per un essere umano, è metterlo su un bel divano, con un bello schermo, bello grande davanti,
e insomma, tirandolo dentro con delle belle favolette o delle belle storie, contemporaneamente vendergli delle macchine o il cibo per i cani, oppure per un divano, un altro divano più comodo di quello dove è seduto, insomma. E questo è una battaglia molto, molto dura, che si sta poi sviluppando sempre di più. Poi il Covid ovviamente è stata la tempesta perfetta per questa cosa qui, no? Perché uno era anche insomma obbligato a farlo, ed era insomma la malattia, il virus proprio preciso per crearti e di farti diventare consumatore senza manco uscire di casa. Con un click sul tuo cellulare ti facevi portare anche le cose a casa, sono perfetto proprio, ecco. Insomma, è duretta, si fa sempre più dura combattere contro questo. E per quanto riguarda il nostro campo, credo che poi, se non ci saranno più le sale, per me non ci saranno neanche più gli autori del cinema. E il vero autore del film sarà il produttore del film, che ha solo il suo punto di vista, vendere quel prodotto per vendere altri prodotti, mentre magari l'elemento umano dell'autore inserisce dentro miliardi di variazioni su questo tema qui. Io non credo che ci debba essere la dittatura dell'autore, però dalla dialettica tra autore e produttore sono sempre uscite le cose più belle. Adesso ci sta la tendenza sempre più forte a utilizzare il regista del film, che dovrebbe essere l'autore del film, in un tecnico a cui viene commissionato una certa storia da raccontare, senza fare danni. Spesso queste serie hanno dentro 4, 5, 10 autori, 10 registi diversi, tu non è che riconosci lo stile di uno o dell'altro. E questa è una tendenza insomma molto pericolosa, perché sono cose anche fatte molto bene alle volte, molto seducenti. Però bisogna resistere, come al solito è una roba di resistenza, di resilienza. Ecco. Grazie. Eccolo qui, l'abbiamo annunciato ed è arrivato. Hai visto, ti sei stato riconosciuto. È stato riconosciuto nonostante tutto, gli anni che passano. Prego. Ok, ciao Silvio, si sente? Sì. Sente? Sì, sì. Ok. Ciao Silvio, volevo cogliere l'assist che ci hai fatto prima introducendo il tema dell'insicurezza. Leggendo le tue interviste ho visto che è un tema molto sentito da parte tua, e qui una delle grandi cose che impariamo a Giffoni è di non nascondere le nostre insicurezze, ma riutilizzarle in quello che facciamo. E soprattutto impariamo che oltre la professione degli ospiti che abbiamo avanti, dobbiamo anche mostrare la nostra parte umana. Ti chiedevo, dal tuo punto di vista, come sei riuscito a riutilizzare questa fragilità nel tuo lavoro, e che consiglio potresti darci a noi dalla tua esperienza, soprattutto dal punto di vista lavorativo come attore? Come hai riutilizzato questa fragilità? Grazie. Ma sai, se ti devo dire che l'ho fatto attraverso un processo razionale, direi anche una piccola bugia, insomma, è un lavorio, no? Che devi fare su te stesso. Io ovviamente, insomma, negli ultimi tempi, per me era un tabù parlare di questa cosa, no? Però poi dopo a un certo punto mi è scattato qualcosa nel cervello e forse l'ho superato come trauma, ma l'elemento della perdita di mia madre, per esempio, poi ognuno ha le sue di ferite, anche la malattia di mia madre, che è durata 3 anni, lì ce l'avevamo sotto gli occhi proprio in casa, quella cosa lì della decomposizione di un corpo, avevo 6 anni, era andato avanti fino a quando ne avevo 9, e poi insomma è andata, e questa cosa qui, cioè, non lo so, è una roba talmente travolgente, talmente potente, che quando chiudi gli occhi vedi quello, no? E questa cosa che mi poteva bloccare oppure avere degli esiti catastrofici, no?
stata una cosa che invece mi ha poi rinforzato, mi ha fatto resistere, come dicevo prima, e poi con quella cosa che dicevo prima di capire che poi ero portatore anche di buon umore negli altri. Ho capito che questa immane tristezza, sofferenza, ferita, la potevi esorcizzare attraverso quello. Però all'interno anche di quella comicità inserire anche degli elementi di tenerezza, di malinconia. Mo, se ti devo dire che l'ho fatto perché ci ho studiato su, sarei un pazzo, perché non è così. Però poi mi sono reso conto che quella mia ferita e quelle ferite che ho avuto poi nel proseguo della mia vita, ho visto che sono le stesse ferite delle persone che ti stanno di fronte. E anche quel piccolo eroismo che tu puoi avere nel vivere, costruirti un tuo monumento di te stesso, no? Su quella cosa, sono le cose di persone che magari hanno sofferto molto più di te, e quella cosa lì ti porta a entrare in sintonia col pubblico che c'è davanti, e c'è poco da fare, e a cercare proprio quella che per me è la cosa più importante, l'unica cosa che poi resta in una produzione artistica, diciamo così, ed è la poesia. Ecco, per me la ricerca della poesia, che è una parola che spaventa e che chissà dove sta, in quale accademia, l'essere umano è portatore di ferite e quindi di poesia. E quella è la cosa che mi ha ispirato sempre. Ecco. Ciao Silvio, sono Innocenzo, studio cinema e recitazione a Napoli. Allora, nella tua lunghissima carriera... Mangia però, mangia un po' di più. Ma io mangio, non ingrasso. Ma devo sfruttare questa cosa in qualche modo, ci penserò. Allora, diciamo che nella tua lunghissima carriera, nei tuoi personaggi, hai un po' incarnato tutti quelli che sono stati i cambiamenti dell'Italia negli ultimi anni. Cioè, partendo dal cinema un po' più, posso dire, di riflusso di Nanni Moretti, fino a quello un po' più cinico ed estetico di Sorrentino. Quindi volevo sapere come tutti questi cambiamenti che sono successi in Italia abbiano condizionato te sia come persona sia come attore. Ma sai, non è che solo che vivo chissà dove, vivo per strada, come tutti gli altri, ovviamente, sono un uomo come voi, insomma, un essere umano come voi. No, sì, ovviamente mi indigno più o meno per le stesse cose per cui si indigna, insomma, una bella parte della popolazione, leggo i giornali, insomma, sono un cittadino, prima di essere, diciamo così, un artista, tra virgolette, semmai si può utilizzare questa parola enorme di artista, sono un cittadino, insomma, credo che per quello dicevo che poi alla fine il mestiere dell'attore è un mestiere politico, perché sei un cittadino, stai, vivi, condividi il mondo, la società con gli altri, con gli altri cittadini, insomma, e quindi ti rivolgi a loro e devi, insomma, essere utile a un dibattito, insomma, in qualche modo. E quindi poi di volta in volta, sai, l'attore è determinato un po' da quello che è la cosa meravigliosa, è anche questo, no? Cioè, non è che se mai non determini mai un prodotto, lo determini dopo, ma la natura, l'inizio, la gestazione del prodotto nasce da te e poi chiamano te, insomma, no? E quindi in qualche modo l'attore è legato sempre alla chiamata, essere chiamato da un regista, da qualcun altro, e poi c'entri dentro. Però la mia tendenza è stata quella di non mettermi mai in competizione col regista, o pensare che io ne sapessi di più o che fossi più intelligente di quello. Ho pensato sempre che quella persona che sta davanti ne sapesse più di me e che dovessi capire cosa ci aveva nel cervello per poterlo poi riesprimere, quindi mettermi a disposizione, insomma. In questo sono stato fortunato perché ho un carattere molto gregario, sono competitivo, ma quando lavoro lo metto a parte,
cerco di non essere ingombrante all'interno del film che faccio, mettermi in ascolto del regista, ma soprattutto degli altri attori. Per esempio, un'altra cosa fondamentale per chi, per come intendo io la recitazione, nasce sì molto da come dici le battute, ma anche come ascolti chi ti sta di fronte, perché in base a chi ti sta di fronte il tuo lavoro si modifica completamente. Se io recito con te o con lei, siete due esseri umani diversi, per cui io cambio, come nella vita, no? A seconda della persona che hai davanti, tu cambi un po', non perché sei un conformista, perché è normale. E allora questo lavoro di orecchio, di musicale anche un po', se vuoi, di metterti in sintonia con chi ti sta di fronte, quello è un altro elemento che mi ha consentito di fare il lavoro sempre più o meno nella stessa maniera, ma sempre un po' diverso. Ecco, e questa è un'abitudine che mi viene molto dal teatro. Io non riesco a concepire il mestiere dell'attore senza un passaggio teatrale. Il passaggio teatrale è dove l'attore capisce chi è, che cosa sta diventando e cosa sarà. Tutti i miei passaggi, i miei sblocchi professionali, sono sempre corrisposti a uno sblocco in teatro, perché a cinema devi essere pronto, molto veloce, come domanda-risposta, quello che ti viene chiesto, non ti puoi porre tante domande. Avete citato Sorrentino ti arriva e ti dà tre pagine di monologo e lo devi fare, punto. Senza dire, ragionare su che è il personaggio, che libri c'ha sul comodino, pure tutte le domande ipotetiche che si potrebbe fare un attore. Devi essere pronto. Sorrentino è molto esasperato in questo, ma quasi tutti i registi sono così. Per cui tu le domande vere te le puoi fare solo a teatro. Lì devi dare solo risposte, a cinema. C'è un elemento, mi stai facendo un segno già, c'è un elemento in questa risposta che mi intriga particolarmente, perché lo leggo all'esperienza che fanno i ragazzi qui a Geffoni. Noi ripetiamo sempre quanto sia importante, visto in un'epoca in cui la parola contaminazione, contagio, ha accezioni esclusivamente negative, però la contaminazione si può utilizzare in un senso diverso, cioè la contaminazione è una cosa anche positiva, come l'esempio del mestiere dell'attore che cambia in base alle persone con cui lavora e con cui interagisce, che trasformi te stesso in base a chi ti sta intorno. È una cosa che noi qui a Geffoni, ma in generale nella vita, riportiamo anche al di fuori del mestiere dell'attore, al di fuori della professionalità, cioè stare insieme agli altri, condividere esperienza in maniera intensa insieme agli altri, è un'esperienza trasformativa, ti cambia in qualche modo. Succede non soltanto a chi è sul palco, ma succede anche ai ragazzi qui a Geffoni, che per 10 giorni, ma poi in realtà a Geffoni anche durante il resto dell'anno, fanno esperienze guardando film, parlando, conversando, producendo delle cose che sono di contatto e di condivisione, e si cambiano a vicenda. Nella tua esperienza, quanto è stato forte quanto è stata determinata la trasformazione della tua identità, del tuo carattere, come conseguenza del contatto con gli altri e del rapporto con gli altri? Beh, insomma, l'ho appena detto, insomma, cioè, la parola che mi piace di più, che poi ovviamente ha acquisito un significato molto sinistro, è proprio il contagio, perché il contagio è una parola meravigliosa se uno la prende dal punto di vista giusto, è la cosa che fa diventare il pubblico da 10 che sono all'inizio, poi diventano 20, 40, 100, 1000 e poi non finiscono più, oppure quando stai qui è il contagio dell'attenzione, della risata, delle vibrazioni, no? Che certe volte quando le cose girano per il verso giusto entri, no? In queste particelle che poi aleggiano nella sala tra gli spettatori, e noi siamo
quello che gli altri determinano che poi diventiamo, insomma, non, nessuno, gli altri si possono detestare o amare moltissimo o pochissimo solo da lontano. Quando poi vieni in contatto, lì sentivo tutti questi dialetti, la cosa che mi commuoveva di più anche questi dialetti, no? Quello di Padova, quello di Padova, quell'altro di Torino, insomma, quell'altro di Caserta, e tutte persone che sulla carta dovrebbero litigare tra di loro perché sono portatori e vogliono farci litigare sempre di più, no? Ci vogliono farci odiare l'uno con l'altro, questa forma di individualismo bestiale che ci stillano nel cervello e che attraverso poi i social media, qui tutti quanti poi in qualunque momento siamo immersi in questo individualismo, che siamo tutti delle specie di monadi, in cui l'altro diventa un nemico, diventa una minaccia. Io in televisione vedo solo gente che cerca di eliminarsi, no? Di farsi fuori in mille modi, in mille mezzi, insomma io credo che se l'altro non diventa un'opportunità, credo che non andremo da nessuna parte, ecco. Queste esperienze forse servono a questo, insomma. Una volta questa cosa la facevi il servizio militare, no? Tu comunque, bene o male, era l'unico imbuto in cui per varie regioni, varie classi sociali. Questo è un piccolo servizio militare civile forse che stanno facendo 10 giorni, forse è poco, la leva dovrebbe durare un anno, per cui dubitosi, fate proprio un'edizione che dura un anno, dai, così i ragazzi e vediamo cosa viene fuori, un piccolo esperimento, un piccolo laboratorio. E allora direi che ci siamo. C'è il collarino, mi dicono. Perché? Collarino. Perché chiederanno i ragazzi che cosa dobbiamo fare col collarino adesso? Perché c'è una sorpresa. E... Vabbè, adesso chissà che si aspettano. No. Compatibilmente con l'atmosfera che si può creare qui, senza luci, senza niente. Sì, chiaramente, però è proprio nello spirito di questo incontro, anche nello spirito laboratoriale, di fare una cosa così, non prevista, fuori schema, ma molto bella. E eccolo qui, è arrivato. Sanificatissimo, certamente. Prova, però no, ancora non. È attivo? Sentite? Sì, ok. No, vabbè, insomma, che facciamo? Beh, no, niente, insomma, mia moglie mi odia in questo momento in sala. Dice, ma perché ti devi sempre buttare in queste... Andava così bene, abbiamo fatto le domande, poi ti pigli il premio, ce ne andiamo a casa, è tanto bello, invece no, adesso mi emoziono, adesso emoziono, sta male, andrà malissimo, mi scordo le battute sicuramente. Mariana, vuoi venire pure tu a fare, poi puoi dire pure quella bella poesia che tu sai, la vuoi dire la poesia? No, non la vuole dire la poesia, mi lascia sempre solo in queste condizioni. No, diciamo che è un piccolo trailer, così come per usare un termine, ma Gubitosi non cambia mai, ma sembra meraviglioso. Eccolo. Ma quanti anni c'hai, Gubitosi? 70. Vabbè, ma non siamo così distanti, no? Comunque, sei bello, voglio essere Gubitosi, da grande voglio fare Gubitosi. In una prossima vita voglio diventare Gubitosi. Ho letto... Ho letto la bellissima intervista che hai rilasciato al Foglio, che hai messo un punto proprio di tutto, della cosa, hai spiegato proprio per bene, dal vitellonismo di paese a sta roba qui. Complimenti, davvero, complimenti. E no, prendo tempo perché poi l'emozione cresce anche per me. Vuoi dire qualcosa, Gubitosi? No, no, però facciamo crescere l'emozione. In silenzio, che stiamo tutti aspettando, poi dopo vedo. Ma non si affetta così, proprio ma così. Se fai così, me ne vado subito. E tu volevi un'atmosfera. No, poi dovete vedere. Dove facciamo provare. Una cosa: possiamo, nel limite del consentito, abbassare un po' le luci, poco poco soltanto. Amparandami. Tengo un telecomando, come vedi. Sempre quindi. Più lugubre la cosa. Posso bere? Devi bere.
ora bevo, poi fa pipì. Vabbè. Ecco, no, ma sta creando un'attesa veramente fuori luogo, perché poi dura pochissimo, non è che... Allora, Alicia, sì. No, beh, questo qui è un trailer che farò, forse farò, di uno spettacolo che poi portiamo in giro l'anno prossimo, e che si chiama La vita davanti a sé. La vita davanti a sé è un romanzo di un grande autore francese che si chiama Romain Gary, è una figura insomma, a cavallo tra gli anni 40, 50, 60, 70, è morto negli anni 80, suicida, ha avuto una vita avventurosissima, è nata in Lituania da una madre ebrea che però aveva il mito della Francia in quanto era il luogo dove tutti potevano essere quello che desideravano essere se avevano il talento e le capacità, e quindi gli ha detto a sto ragazzino, senza, che praticamente non aveva padre e la madre era una povera sarta di teatro, ha detto noi ce ne andiamo in Francia e tu diventerai il più grande scrittore francese, un grande combattente per la libertà, un grande ambasciatore proprio del tuo paese, che sarà la Francia. E questo uomo praticamente per tutta la vita ha cercato di realizzare i sogni della sua madre, la persona di cui lui era più legato, e nella sua biografia, parlando della madre, diceva con l'amore materno la vita ci fa una promessa che poi nel corso della vita non manterrà. E tutte le altre donne poi ti abbracceranno, ti baceranno, ma sarà solo per farti le condoglianze, per dire questo rapporto con questa madre e questo amore materno, come la donna, la persona che determina quello che sarai nella vita, col sangue, con il liquido amniotico, ma anche con l'intelligenza, con la forza di volontà. E quindi la storia parla di un orfano che per Gary era la privazione peggiore che potesse capitare ovviamente nella vita di un uomo, un ragazzino, Mohamed, che viene sempre, tutti chiamano Momo, che ha tutta la vita davanti a sé ed è angosciato da quest'idea di avere a 10 anni, ed è angosciato da tutta questa vita che deve ancora svolgere davanti a sé, legato a questa ex puttana che si chiama Madame Rosa, è ebrea, che ha aperto questo piccolo rifugio per figli di puttana, e lì tiene lì lui come figura sostitutiva della madre, questa donna improbabile che pesa 100 kg, che sta per morire, e con l'idea, con l'ansia che poi rimarrà da solo. E quindi questo, e poi il romanzo racconta in maniera mirabilissima come riuscirà a venirne fuori da questa situazione, e questo è l'inizio. E per prima cosa vi posso dire che abitavamo al sesto piano senza ascensore, e che per Madame Rosa, con tutti quei chili che si portava addosso e due gambe sole, questa era una vera e propria ragione di vita quotidiana, con tutte le preoccupazioni e gli affanni. Ce lo ricordava sempre quando non si lamentava di qualcos'altro, perché era anche ebrea. Neanche la sua salute era un granché, ma vi posso dire fin d'ora che una donna come lei lo avrebbe meritato, un ascensore. Parigi, 1970, Belleville, c'erano molti altri neri, arabi, ebrei a Belleville, ma Madame Rosa era l'unica che si doveva arrampicare fino al sesto piano. Ci diceva sempre che ci sarebbe morta per quelle scale. E tutti quanti noi marmocchi ci mettevamo tutti quanti a piangere, perché è così, no? Che si deve fare quando muore qualcuno?
i bambini sono contagiosi, erano contagiosi, soprattutto all'epoca. Sì, perché prima ne arrivava uno, poi un altro, poi un altro, poi un altro, anche perché le ragazze, le puttane, non potevano tenere i loro figli con sé perché c'era proprio una legge che lo vietava, no? E allora li portavano da Madame Rosà. Quindi eravamo un mucchio lì dentro, oltre a me c'erano Moisce, che era ebreo anche lui, che aveva i capelli ricci, gli occhi azzurri, però non aveva il naso segnaletico come gli altri ebrei. Poi c'era Banania che si sbellicava sempre perché era nato di buon umore ed era nato in Africa. Poi c'era Michelle, che aveva avuto genitori vietnamiti, Salima, che la madre era riuscita a metterla in salvo quando i vicini di casa l'avevano denunciata come puttana di strada. Poi c'era anche di passaggio Antoine, che era l'unico francese lì dentro, l'unico di razza proprio pura, invece gli altri erano tutti un po' mischiati. Tutti quanti noi ce lo guardavamo attentamente per vedere come era fatto, soltanto che aveva soltanto 3 anni, non è che si capisse granché. All'inizio io non lo sapevo che Madame Rosà si occupava di me soltanto per riscuotere un vaia alla fine del mese. Io pensavo che mi volesse bene così, gratis, invece no. Quando lo sono venuto a sapere avrò avuto 6-7 anni, è stato un duro colpo sapere che ero a pagamento. Ci ho pianto su per una notte intera, è stato il mio primo grande proprio dolore. Io mi chiamo Mohamed, però tutti quanti mi hanno sempre chiamato Momò, per fare prima. I primi tempi io non lo sapevo che ero arabo perché non c'era nessuno che mi insultava. L'ho saputo soltanto dopo, a scuola. Madame Rosà invece era nata in Polonia, da ebrea, e aveva fatto la vita in Marocco e in Algeria, però conosceva l'arabo quanto voi e me. Aveva capelli grigi che le cadevano perché proprio non ce la facevano più i capelli, aveva chiappe e seni più di chiunque altro, e quando si guardava allo specchio si faceva dei gran sorrisi come se cercasse di piacersi. Come vi ho detto, da Madame Rosà eravamo quasi tutti figli di puttana. Quando le ragazze andavano in provincia a battere, no? Venivano a trovare i loro marmocchi prima e dopo. Ed è stato così che io ho incominciato ad avere dei problemi con mia madre. Eh sì, perché mi sembrava che tutti quanti ne avessero uno fuori di me. Ho avuto dei crampi allo stomaco per farla venire, niente. Dei mal di pancia, sì, perché nel quartiere un altro bambino là mi aveva detto che quando un bambino ha mal di pancia, poi dopo, prima o poi, la madre viene, niente. Per dare ancora più nell'occhio ho cominciato addirittura a cacare dappertutto nell'appartamento, niente. Mia madre non è venuta e Madame Rosà mi ha chiamato culo di arabo per la prima volta. Io le urlavo che volevo vedere mia madre e per settimane ho continuato a cagare. Allora lei a questo punto si è arrabbiata, ha minacciato di portarmi al brefrotrofio. Allora lì ho cominciato ad avere un po' di paura, però insomma ho continuato a cagare anche così per principio, no? Come vi ho detto, eravamo tutti figli di puttana là dentro, c'eravamo un mucchio di figli di puttana. E sapete come sono conformisti, no? I bambini. Si sono messi a fare tutti, a fare a chi cacava di più. Ecco. E così nell'appartamento c'era tutta cacca dappertutto, e insomma, però io passavo un po' inosservato. Quando Madame Rosà tornava e vedeva tutta quella cacca lì, si metteva le mani nei 4 capelli che le erano rimasti e diceva: "Ah, è Auschwitz! È Auschwitz!" Però poi alla fine ho smesso, perché non è che si potesse continuare così, tanto mia madre non veniva lo stesso. Però ho avuto dei crampi allo stomaco ancora per parecchio tempo, sì. In seguito ho cercato di mettermi in mostra in una maniera un po' diversa, sì. Ho cominciato a rubare un po' qui, un po' lì, là, nei negozi del quartiere, un melone, un pomodoro. Cercavo proprio di farmi notare dal proprietario del negozio, così quello usciva, mi dava un bello schiaffone, però almeno c'era qualcuno che si occupava di me, no? Cercavo di scegliere dei negozi dove la proprietaria fosse una donna, perché l'unica cosa di cui ero certo è che mia madre era una donna, no? Così quel giorno sono entrato in questo negozio, ho guardato intorno, ho aspettato che lei mi notasse, ho preso un uovo e me lo sono messo in tasca.
è uscito dal bancone e ho pensato che mi desse così un bello schiaffo così per farmi ben notare. E dice no, si è abbassata, mi ha guardato, mi ha sorriso, mi ha perfino detto come sei carino. Io pensavo che volesse indietro il suo uovo con le buone, allora l'ho stretto ancora di più in fondo alla tasca. Bastava che mi dava uno schiaffo, no? Perché è questo che deve fare una madre quando si accorge di te. Invece no. Si è alzata, è andata dietro al bancone, ha preso un altro uovo e me l'ha dato. Mi ha dato anche un bacio. E ho avuto una speranza che non vi so spiegare perché non è possibile. Sono rimasto lì tutta la mattina fuori al negozio col mio uovo in mano. Ogni tanto la buona donna mi guardava, mi sorrideva. Stavo lì ad aspettare, non sapevo neanche io cosa aspettare. E io pensavo che fosse un grande amore. Invece era solo un uovo. Grazie. No, senti, Sandy Ovation non sono abituato. Vabbè, troppo. No, vabbè, questa è la piccola. No, vabbè, poi... fate così, fate un modo. No, vabbè. Fate sul serio? State facendo sul serio? Ah. No, che imbarazzo, che devo fare? Vabbè. No, vabbè, poi dovete immaginare con le luci, il costume, le musiche, ci sono dei musicisti, la scenografia. Però siccome non riesco a fare questo spettacolo, perché i teatri sono chiusi e tutto il resto, allora ho sta voglia di farlo. Allora dovunque, no, questa è la prima volta che lo faccio in una situazione così anomala. Però insomma ho voluto, mi sembrava un tema poi, insomma, che si collegasse bene alla vostra... alla vostra ricerca che state facendo in questi 10 giorni e che farete nella vita. Ecco. Assolutamente sì, e grazie mille, grazie. Ci sono? Sì. Allora possiamo dire che c'è un motivo solo per cui possiamo quantomeno soffrire un po' di meno per questa pandemia, non avendolo potuto fare tante volte quanto sarebbe stato giusto farlo, lo abbiamo potuto sentire oggi qui a Geffoni, anche così, in un trailer, come dici tu, però è stato per noi un trailer... di grande impatto, ti posso dire questo, e non c'è un modo migliore, anche se c'è il direttore, quindi io sto per... Oh, ma non ti dubito. Si è materializzato alle tue che spalle. Che impressione. Io perché stavo per dire, direttore, che noi avevamo già stabilito che oggi avremmo consegnato il nostro premio più prezioso, più importante, più significativo, quello che abbiamo, che hai dedicato a François Truffaut, che è un premio che noi diamo raramente e lo diamo a chi per noi ha dato una vera trasformazione al mondo della cultura e dell'arte e del cinema e del teatro e non solo. Ed eccolo qui, il premio François Truffaut. Sono arrivate mentre... Sì, sì, ci pensa il direttore adesso. Volevo dire, avevamo già stabilito di fare questo, di darti questo premio e questo meraviglioso momento che ci hai regalato ha creato il contesto più bello possibile per darti questo premio. Direttore, passo a te perché ti vedo qui. Allora, la prima cosa che faccio, ho messo la mascherina, quindi lo posso fare. Grazie, grazie. Grazie, Mario. Allora, credo che tutti quanti oggi noi... è difficile poi togliersi dalla pelle i brividi, le emozioni. Non avevo, quando abbiamo deciso insieme che Silvio Orlando quest'anno dovesse essere uno dei protagonisti principali di questo anno speciale, di questa edizione speciale, lo scorso anno abbiamo compiuto 50 anni, ma non li abbiamo potuti vivere nel modo più giusto. Allora abbiamo preso mezzo,
più mezzo l'abbiamo messo quest'anno ed è diventato 50 plus. Quindi completiamo con questa edizione finalmente il mezzo secolo di storia di questa idea. E lo stiamo facendo mettendoci dentro un pezzo della nostra storia. Un uomo, un artista straordinario. Io lo vorrei chiamare pure Santità. Sapete perché? Però non potevamo non avere, nel momento in cui il segno forte di questa edizione anche, Silvio, è ok, tutti parlano di ripartenza. Ma che cos'è la ripartenza? L'abbiamo proprio sviscerata con Luca in questi mesi. Che significa? Allora è un viaggio. Allora se viaggio è, ripartiamo da noi, ripartiamo dall'Italia, ripartiamo dalla nostra regione, da casa nostra. E non è stato molto difficile dare un segno dicendo bene, Silvio è la persona giusta quest'anno, dove riceve, come Luca ha ben detto, quello che noi teniamo nel cuore, che ti diamo oggi, ti doniamo con tutto l'affetto possibile e immaginabile. Ho detto pochi minuti fa, insomma, sapete gli ospiti che abbiamo avuto da stamattina, tanti, tutti giusti. E ho detto, mi ricordo di questa frase di François Truffaut quando, e poi sono stato 3 giorni con lui, puoi immaginare, c'era anche Fanny Ardant con lui, abbiamo cantato a dismisura, teneva questa musicassetta che si metteva nelle macchine lì, i nastri si arrotolavano sempre, e mi disse, mi pregò di mettere il concerto numero 1 di Rachmaninoff. Però sapendo che io, cioè, conoscevo il fatto che lui amava anche molto l'opera lirica e soprattutto Mozart, lo avevo quasi invitato a nozze. Ti racconto questo viaggio interminabile in macchina, rigorosamente senza aria condizionata. Lui dietro con Fanny Ardant e io che mettevo musica, avevo fatto un medley di Così fan tutte, il flauto magico, tutte le cose. E chi se le dimentica queste cose? Ma è Truffaut questo. È Truffaut, sì, stavo pensando anche questo. Però lui poi, da una cosa all'altra, mi disse, Claudio, ricordati che tutto quello che si fa per i ragazzi è sempre poco. Sta cosa mi colpì moltissimo, proprio al di là della frase sulla necessità che Gifoni è un... era già all'epoca e l'avete visto ancora di meglio oggi in tutti questi anni, un festival necessario, più che un festival, un luogo necessario, più che un luogo, un'idea necessaria. Quindi ti voglio ringraziare veramente con tutto il cuore, sei il nostro orgoglio, orgoglio. Io quando ti vedo, quando vediamo le cose veramente, mi riempi il cuore di tutto quello che ci doni e quello che doni anche, permettetemi ogni tanto, un artista è un artista mondiale, non ha un passaporto. E però io non mi sono mai chiesto di dove sono, mi sono chiesto chi sono, ma a me mi fa piacere però ogni tanto dire che sono campano, sono di Gifonese, ecco, voglio dire, ci doniamo al mondo, ma abbiamo anche le nostre origini, che noi amiamo, la casa nostra, le nostre origini, la nostra regione, dove praticamente abbiamo investito la nostra vita, almeno fino ad oggi. Mo mi vedi da vicino, 70 anni? Vabbè, poteva andare peggio. Poteva andare peggio. Adesso non ci saltiamo troppo. 51 anni di festival, però siamo qua. E la cosa bella, Silvio, è che tutto quello che in questi anni più o meno abbiamo fatto immaginare, cioè, tu hai visto che struttura. Orgogliosi di questa struttura, che è la Multimedia Valle, dove ci lavorano già tanti giovani. Orgoglioso di quello che tra poco nascerà un altro, il museo della storia di Gifoni, un'altra sala da 500 posti, ma già non la mettiamo per le lunghe, credo 4 anni, va, se tutto andrà bene, ma diciamo 4 anni, dobbiamo essere convinti, avremo anche gli studios dove produrremo i film, tutto quello che c'è da produrre, e il campus con 300 giovani che sceglieranno Gifoni per la loro vita e per la loro formazione. Nell'animazione, nella documentaristica
e anche cioè, non vanno proprio più via da Gifu. Come? Non vanno proprio più via da Gifu. Non debbono andare via. Ah, o meglio, ragazzi, stanno qua. Fermatevi in tempo. Stanno qui, stanno qui, si formano, vanno via, ma ritornano. Questo mi sembra logico. Allora, ci tenevo un po' a portare anche il saluto di tutto il mio team che sta facendo in questa non sono 10 giorni, sono 11, lo dico agli altri, 11 perché un giorno in più è un evento, è tantissimo ragazzi, tantissimo veramente. Voglio anche tranquillizzare Silvio perché noi durante l'anno Michele abbandoniamo, siamo con loro, poi facciamo tante altre attività e poi ci vediamo a novembre, perché? Me l'hai chiesto? Perché? Ah ecco, perché? Perché? Forse ce la facciamo, ma inizierà un nuovo grande percorso di Gifoni 2, quello di luglio non si tocca, anche questo. Adesso il nuovo grande progetto si chiamerà, vedete, l'ho usato, si chiama Verde Gifoni, che non è green, è Verde Gifoni. L'ecologia del pensiero, la pulizia delle nostre attività, il rispetto dei gesti e via di seguito. Quindi sarà anche ecologico, ma sarà tutto gestito da loro. Quindi aspettiamo un nuovo grande evento. Comprate le scope. Comprate le scope. Allora, bando a tutto questo, credo che possiamo fategli passare. Raccogliere le nocciole pure. Ci sono, ci sono. Ma mettetele da quel cassetto. Ma secondo te, che vengono qua tanti ragazzi, che devono fare? Solo non ti dico che gli abbiamo preparato. Ora et labora. Allora. Gira et labora. Allora, piano, perché è un pezzo unico, andiamo piano. Mettetevi qua, perché là è brutto. Passa di qua, Silvio, tu per favore, faccio anche il cerimoniere. Questa è una cosa che deve fare Luca, ma vedo che mi posso sostituire un po' a te? Allora. Guarda quanto è bello veramente, questo ogni cosa è tutta vita qui dentro. Perché materia. Questo l'hanno fatto, attenzione, i ragazzi della Scarabattola di Napoli, hai capito? Questo è made in Campania ed sono i grandi artisti che ci hanno fatto i migliori premi e questo veramente è quello che io adoro di più. Guarda, eccolo. Grazie, qua. Veramente. Questo è il simbolo del nostro comune, un grifone. Ecco, perciò l'abbiamo dedicato a questo, quindi con tutto il cuore i miei ragazzi e le mie ragazze qui i Gifones te lo consegnano. Attenzione, possiamo procedere. Alzate la musica alta. Alta. Adesso facciamo questa cosa bella, spostiamo piano, ve lo dico sempre, fatelo trovare già un poco più qua. Oh, beh, anziano, adesso... dovete avere un po' di pazienza, è anziano. Come? Non ho sentito. Niente. Che hai detto? No, è anziano, dovete avere un po' di pazienza. Girati un momento che così, perché loro si alzano, perché facciamo una foto da dietro, ti faccio che bella foto, mettiti qua, fate così, mettetevi vicino. Mettiti qua. Vai. Scusate le spalle, che la mia parte è migliore comunque. Vi voglio togliere questa cosa perché... Sì, dammelo qua.